Allora, io questo progetto l'ho un po' seguito dall'inizio, dalle prime fasi proprio di incontro tra i ragazzi, noi educatori, gli operatori. E quindi ci ho creduto molto io e la cooperativa per cui lavoro, perché abbiamo sempre continuato a partecipare. E quindi lo sento un progetto forte. Sento molto la condivisione degli stessi bisogni, magari modalità diverse, approcci diversi, però in tutti c'è la condivisione del bisogno di riuscire a comunicare di più. Mi ha servito per conoscere altre realtà, altre esperienze da cui ovviamente si porta sempre, nell'incontro si porta sempre a casa qualcosa di bello, e mi ha servito perché ci hanno partecipato diversi ragazzi, che quindi anche se in queste ultime fasi diciamo loro non erano più presenti, però noi gli raccontiamo l'evoluzione. Secondo me è molto importante perché la comunicazione ha senso se poi c'è un ritorno un po' concreto. Noi lavoriamo già abbastanza su questa cosa, sull'avvicinamento dei giovani alle istituzioni. Nel comune di Sant'Arcangelo, ad esempio, dove io lavoro con i ragazzi di Educativa di Strada, abbiamo attivato diverse collaborazioni per renderli veramente protagonisti. Esempio, un gruppo che era molto bravo nei graffiti, dopo avergli fatto fare un corso, abbiamo ottenuto degli spazi pubblici, quindi il concetto di legalità richiesta alle istituzioni, abbiamo ottenuto dei finanziamenti dai privati, abbiamo ridipinto diverse zone a Sant'Arcangelo, e in questo modo hanno proprio comunicato i ragazzi con l'assessore, il tecnico, ce ne sono stati altri, su Rimini ad esempio il progetto I Like My Bike di collaborazione col piano strategico, per cui abbiamo fatto proprio partecipare i ragazzi al piano strategico di Rimini, perché ci si è resi conto che nel piano strategico mancava tutta la parte dei ragazzi. Il piano strategico a Rimini 2027, se non sono presenti i ragazzi che nella 2027 saranno adulti e primi fruitori, prima bisogna un po' lavorare sul senso di appartenenza, perché la partecipazione, la comunicazione ha un senso se c'è fiducia e appartenenza al territorio, se no rimane, credo almeno, un po' slegato. Quindi renderli protagonisti vuol dire renderli appartenenti al territorio, quindi mettere a loro gli strumenti per essere protagonisti, sviluppo appartenenza, proprio sviluppo partecipazione, comunicazione e anche la semplice conoscenza anche semplicemente visiva, non so come dire, sedersi intorno a un tavolo, essere tutti lì, è diverso che dover accedere a un ufficio. Noi carichiamo di continuo cose su Facebook, Instagram, MySpace, tutto insomma, però bisogna utilizzarli perché ovviamente è un canale di informazione importante. Credo però purtroppo che sia anche un canale che si brucia tutto in 2 secondi. Ce ne sono ormai tantissimi, dalla più antica mail a tutti i moderni, però ci rendiamo conto che in 2 minuti volano, si è già sovraccaricato di tanto altro. Io credo che la modalità migliore rimanga la comunicazione, cioè la relazione, la comunicazione all'interno della relazione. E allora ha un senso il social network, perché se ti mando un messaggio privato, sai, lo riconduci a me, non so come dire, a me, educatori, miei colleghi e chi per me ovviamente. E quindi un po' sovrastimato, non so come dire, e sovrautilizzato.